invece alla ricerca della migliore condizione, ha vinto tutto in corsa nelle gare veloci a Roma 2 anni fa, sempre qui al Foro Italico, è stata finalista ma ancora doveva cominciare il proprio percorso di crescita. Eccola qua l'olandese di papà indonesiano, percorso di crescita che poi l'avrebbe portata ad essere la donna più veloce al mondo. Silke Lipok si infila anche in questa finale, l'oro mondiale dei 100 stile libero gli ridata nel 2003 Anna Maria Seppala in corsia 8 e Federica Pellegrini che tra poco comparirà invece in corsia 9, l'ottava o prima in basso se preferite. Beh, gara in cui si sfidano le pretendenti al trono assoluto dei 100 stile libero, alza le Cromo Vigiorgio senza dubbio, sono due delle atlete favorite anche a Shanghai per il trono della gara più prestigiosa. La vittoria della Sal l'anno scorso ai campionati europei avvenne con l'assenza della Cromo Vigiorgio, l'anno scorso la squadra olandese falcidiata da maternità, infortuni, malattie e una di queste colpì proprio Ranomi. Il pubblico che sostiene comunque Federica, anche se questa, lo ripetiamo, non è certo la sua gara, ma insomma Federica è Federica al blocco di partenza in attesa dello start, corsia 5 e corsia 6, le due al centro da tenere sott'occhio con attenzione anche in partenza. Via un po' di ritardo, non è stata eccezionale la partenza di Ranomi Cromo Vigiorgio, forse ha perso qualcosa nei confronti di Francesca Alzal, primo riferimento utile sarà senz'altro alla virata in alto, ha schiacciato subito sull'accelerazione però Marlene Veldois, mentre al centro torna su di prepotenza Francesca Alzal. Ranomi Cromo Vigiorgio la vede ma c'è tanto distacco per ora tra la britannica e l'olandese, già quasi mezzo secondo dopo 50 metri, 25.74 per la Halsal, poi Cromo Vigiorgio e Veldois che dopo un buonissimo spunto in partenza ha perso tutto, bracciata dopo bracciata, ed è una Francesca Halsal straordinaria quella che sta mettendo dietro per ora anche nei 100 stile libero Ranomi Cromo Vigiorgio, che però ha un sussulto proprio nella finale così come Jeanette Ottesen. Francesca Halsal che però riesce a mantenere il vantaggio e a chiudere in 53.72, 33 centesimi meglio di Ranomi Cromo Vigiorgio che ha recuperato qualcosa ma non abbastanza il sorpasso di Jeanette Ottesen, terza 54.50 davanti a Veldois. Federica Pellegrini che è andata bene all'altezza delle altre nella seconda vasca, coperta in 27.90, ha chiuso in 55.19 al quinto posto.